Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 su Yo-Kai Watch 3. Ed eccoci arrivati, chissà di fronte a quali fantastiche sorprese ci troveremo. Non sono messo da scintilla di notte, sembra così strana. Un po' troppo strana. Ora capisco perché ci hanno chiesto di investigare. Un sapio ha una paura. E se anche per te è troppo strana, che cosa sono quei cosi? Non saranno mica funghetti! Quello è funghetto e anche quello sono ovunque! Ma che razzo sta succedendo? Ah, povero eroe. Ah, Incredibimbo. Non è... Ah, povero eroe è quell'altro, giusto? Incredibile! Yo-Kai è individuato. Ok, inseguiamolo. Però ragazzi, quanto è bello. Ma cosa? Quello Yo-Kai è Incredibimbo. Non ci credo. Proprio come dice il suo nome, può far accadere cose incredibili. Ah, pensavo tipo che fosse super forte. Cose del genere. A Mufungire, Fungermarti, ma cos'è? tipo i puffi. No, vabbè, aspetta. Voglio un attimo vedere, no, è troppo bella la città così. Ma tipo, ah, non riesco a parlargli. Ah, ok, quindi dobbiamo seguirlo semplicemente. Ma nel maid caffè è entrato. Oh. Dove è andato Incredibimbo? Salve. Luna, datti una mossa, c'è un cliente che ti aspetta. Luna? Ma io? Cos'è questo? OMG, questo vestito da cameriera è carinissimo! Mi sta di incanto! Contenta tu? Vieni. Perché non usi quell'entusiasmo per servire il tuo cliente? Cliente? Intende Usapion? Farà del mio meglio per sorprenderlo. Chissà che faccia farà. Bene, ora che sei una maid. Che funghi licit... Oh mio Dio, no, pure questi? E vai, sono sul palco. Tu come parli? Con i funghi? In fungamiglia. Ma questo è normale, questo parla normale. Va bene, Usapion, eccomi qua. Buongiorno, come parla? Come sta bla? Ma che razza stai dicendo, Luna? E che ti sei messa addosso? Musi, la cena è pronta, uguale alla sua omelette. Non so se sia peggio il tuo accento o l'aspetto di questo cibo. What? Quindi dovrei mangiarlo? E via con un altro minigioco del mangiare. Perché prima, se non ne avete avuto abbastanza, c'è anche questo. Dio, che succede? Non so cosa avessero detto al doppiatore durante questa parte. Gli hanno detto fai dei versi strani? Ma perché? Mangio, mangio, però. Che poi nel Maid Caffè ti fanno anche la carta per essere membro. E più ci torni, più sali di rango. Però non so quanto ti conviene andare a mangiare in un Maid Caffè. Meno male, perché io a sentirla non ce la facevo più a sentirlo, sto povero Usapion. Torta alla crema, però. Le tecniche migliori? Oh mio Dio, sì! Che bello! Questi sono gli oggetti che vale la pena prendere e usare. Oh, diamine. Ma che diamine c'era in questo cibo?
mai mangiato niente di peggio. Non si preoccupi, Monsieur, ce n'è ancora. Sono in arrivo altre 10 porzioni di omelette. Ten, abbi pietà. Stai cercando di avvelenarmi? È incredibile. Incredibile, bimbo. Avrei dovuto immaginare che ci fosse il tuo zampino dietro tutto questo. Luna, smettere di perdere tempo. Let's go. Ah, ma che... Don't worry, dobbiamo muoverci. Let's go. Certo, però anche Usapion è dura da droppiare, eh. Ok, ma sono rimasta vestita come... Ah, ma quello vuole... Toh, combattiamo, tranquillo, vieni qui. È stata una cosa piuttosto veloce e indolore, direi. Non ci ho messo nulla? 30 secondi, neanche? Sì, e vai! Vai con sveglio, subito! Sveglio! Bene, continuiamo il nostro proseguio. Anche se proseguio non è proprio la parola più adatta. Ma questi... Oh mio Dio, Dynashi, Dynashi! Affrontiamolo. Come si chiama qua? Scassasauro! Scassasauro. Beh, la sua evoluzione è di uno strugo che abbiamo incontrato addirittura su Weeble Wobble a suo tempo. E dico Weeble Wobble. Ah, ok, la pernacchiella qua. Gne gne, faccio la spiatta madre, gne gne. Non mi fa schifo, ma neanche mi piace, quindi... Niente, non so cosa sono questi blocchi. Ma qui c'era un oggetto, dai, che palle, però. Quando è così non sai mai quando andarlo a prendere. Ah, qui nel caso vendono Dr. Pepper, quindi se le volete... Sapete dove venire a prenderla. Com'è che si chiama qui? Ramen pronto? Qualcosa di rinfrescante, ramen pronto? Beh sì, per i tuoi yokai nel caso vuoi... Ok. Ai ai ai. E ha funzionato, signori! Certo che ci faccio amicizia. Scassauro! Scassauro. Sapete però quando è che si può evolvere lui? Si evolve con... DNA preistorico. Non ho idea del nome italiano, sinceramente. Non so che nome abbia preso qui. Però si evolve appunto con quell'oggetto. E sapete quando si prende? In sushi si prendeva una volta finito il gioco. Quindi fatevi un po' voi due conti. Si prendeva a fine gioco facendo la missione di reclutare Dino Struggo. Quindi come funziona? Se tu reclutavi Dino Struggo ti dava appunto il DNA del dinosauro preistorico, non il nome. Hai capito? Cioè, quindi è assurda la cosa. Comunque sia, ora intanto li sto allenando per combattere appunto il boss che verrà a breve. Perché siamo davvero vicini al boss, ragazzi. E devo mettere anche Dino Struggo in squadra, che sarebbe la cosa migliore a questo punto. Niente, è scomparso. Ok, entriamo qui. Va bene. Siamo al tuo gioco. Affronto tutti, affronto. Ho usato un po'. Ho allenato un po' la squadra con Andrea. Ma poco, perché trovarli lì è un'impresa, eh. È davvero lunga la cosa. Dato che comunque sia, devi andarli a cercare. E era giorno. Quindi devi cercarli con l'orologio. Vai a cercarli sui pali telegrafici, sotto le macchine. Qua invece ce l'hai nell'overworld e quindi è molto più semplice la cosa. Bene, anche qua è scomparso, incredibimbo. Quindi ora... Ah, qua sopra ci viene. Ok. Ci porterà alla sala concerti, ovvio. Eccola, sì. Però aspetti, mica sono stupido. Già. Cambiamo gli yokai e mettiamo Scassauro. Non Scassasauro. Scassauro. Ah, sveglio è debolino. Facciamo così. Metto Pihihippo, ma lo metto dal prossimo episodio, ok? Facciamo così. In questo non lo uso. Vediamo un po' allora. Vicino Armionia.
Che poi l'altra volta mi sono sbagliato. Fiona non era quella che stava in mezzo. Quella che stava in mezzo è Petunia, ma è la vera cantante che poi comunque si appare anche nelle vicine Armonia. Fiona l'hanno inventata loro di Yo-Kai Watch, appunto della Level 5. Però Petunia è anche nell'anime di Yo-Kai Watch e compare dalla seconda serie in poi. Mi sono confuso solo per... in quel momento mi sono un attimo confuso, ma insomma, era giusto per chiarire. Ok, dobbiamo andare sul palco? Sul palco, andiamo! Cioè, da Maid va sul palco? Voi che mi dite che sto bene così? Va bene. Ma sicuro con vestito da Maid? Va bene. Vado. Ah, qui c'è il giochetto del ballare, vero? Immagino che questo sia il palco? Wow, faccio parte delle vicine Armonia! Ehi, Luna, sei pronta? Fiona! Che non è la cantante dell'altro video. Precisiamolo proprio. Definitivamente, forza, lo spettacolo sta per cominciare. Fai il tuo meglio. Oddio, questa qui non sembra semplice, ma la prima volta che lo fai sbagli sicuramente qualcosa. Se non lo sbagli è perché sei un genio. Memoria sta canzone, talmente tante volte l'ho ascoltata. Copyright sta arrivando, eh. Se non mi è arrivato l'altra volta, non mi arriva neanche ora. Spero. Bello. Ho mancato la prima, dannazione. Wow. Che spettacolo! Beast! Che caspita! Ma che sto facendo? Ti hanno incantato le vicine Armonia, eh? Incredibile! Incredibile! Pandolone che... Pandolone che non sai altro! Ma chi è che scrive ste cose? Per favore, un po' di serietà. Vabbè, quella oramai l'una è andata. Bene, ragazze, voi che fate? Ce ne fa un drink? È estremante, ma l'ebbrezza che ti prende. L'ebbrezza? L'ebreo? Devi provare ancora. Quella sbaglia tutto. Micetta! Non farò battute. Non è sbagliato un passo. Aria, anche con te non farò battute, perché sennò sarebbero davvero troppo prevedibili. E andiamo fuori allora, dato che sono carico, possiamo affrontare il boss. Incredibile! Che facciamo? Ah, ecco, non ero allineato? Ma che dici? Sei in trappola! Incredibile! Musapion, forse dovresti calmarti, lo stai spaventando. Dietro di noi cosa? Sul serio. Oh boy, incredible! Il tuo nome? Malo Kadabro! Da dove esce Malo Kadabro? Incontreremo un altro boss che abbiamo già incontrato in Wibble Wobble, Flaudemone? Ma Malo Kadabro? Mai sentito nominare Malo Kadabro? Oh oh, benvenuti nel Regno delle Illusioni! Regno delle Illusioni? Esatto! Ho creato io questo mondo per permettere alla ragazzina di realizzare i suoi sogni. I miei sogni? Non è fantastico un mondo in cui puoi dare sfogo ai tuoi sogni e desideri? Che insolente, questo mondo è solo una truffa! Non dire, Usabiel, per me è geniale!
Non farti illudere! Eccoli, le paladine della giustizia! Nel nome del sole e della luna! Combattiamo i malvagi! Custodiamo la pace nella galassia! Siamo le Sailor Moon! Ah no, quello è un altro anime. Siamo le Sailor Belle! Preparati ad essere sconfitto! Che poi tra Sailor Moon, Pretty Cure, ce n'era un altro ma non mi ricordo come si chiama. Ce ne sono altri due veramente che trattano il genere Sailor, se proprio vogliamo racchiudere in un gruppo Sailor, diciamo, tutti questi anime con ragazzine adolescenti con evidenti problemi mentali, purtroppo, in alcuni punti della serie. Allora ce ne sono davvero tanti in Giappone. Le Sailor Belle, stai allerta, Sailor Sam! È uno yokai malvaggio che intrappola le persone nei propri sogni. Chi rimane qui dentro troppo a lungo potrebbe non tornare più nella realtà. Piantatela con le baggianate, la realtà è sopravvalutata. È vero. Tanto vero. Non tornare più nella realtà. Ma ho ancora tanto da fare. Così tanti cartoni da guardare. Oh mio Dio, i fanboy che chiamano anime i cartoni animati saranno triggerati duro. Ma che razza di motivo è? Aiutatemi, Sailor Belle, proteggetemi da questo mascalzone. Combatterai anche tu. Anch'io? Purtroppo ci tocca. Mettiamo caso che io non avessi ricaricato i miei yokai, no? Ora sarebbero carichi. E la miniatura è fatta. L'inquadratura di quando scende la minigonna, non questa. Troppo banale, no? Per fare le visual ci vuole una loli. Tutto questo non ha senso. Sei finalmente con noi, la quarta Sailor Bella, Sailor Sam. Sailor what now? Ma che dice quest'altra sconigliata? Sono una Sailor Bella? Guarda, è stato una ciotola in testa. Fa silenzio, Sapion. Cosa? Ma questi ventagli da dove li cacciano? Cioè, anche Jibanyan in Blasters, qua in Yokai Watch 3 all'inizio, ma dove li prendono? Forse c'è qualcuno che li vende ventagli da gag, comica, non lo so. Ci aspettavamo da tempo, Sailor Sam. Sailor Grace, OMG, sembri ancora più forte di persona. Non temere, noi saremo al tuo fianco. OMG, Sailor Vera, che sorriso abbagliante. Insieme vinceremo di certo, Sailor Sofia. Oh cavolo! Ho capito a chi sono riferite. Le Miracle Tunes. No, io me ne vado. Non è possibile. Ho colto un riferimento così stupido. Oh mio Dio. No, io sto male. Le Miracle Tunes. Idol Warrior. Però quella serie giapponese, non quella occidentale, non lo so, quella occidentale fa cagare. Quella giapponese non è tanto meglio, ma è fatta un po' meglio della nostra. Ci è voluto un po' cogliere il riferimento, però alla fine l'ho capito. Sono in tre, arriva la quarta. Ok, quindi anche volendo potrei ricaricare i miei yokai. Non so che punto sto. Facciamo così, ne combatto un altro e poi andiamo a fare il boss. E va bene, ho colto un riferimento un po' strano, ma ehi. Ah, volendo posso anche rientrare qua dentro? Ma no, fermati. Andiamo a fare sto boss. Questo pure è un boss abbastanza interessante. Ehi, aspetta un attimo, ti stai lasciando trasportare troppo. Lascia perdere. Sconfiggiamo questo bad guy e andiamo via da questo mondo senza senso. Bad guy, ti faccio vedere io. Malo! X, Malox. Che cura i problemi intestinali di reflusso. Wow, questo sì che è un cambio di personalità. No, questa è la sua vera natura. E lì vedrà la nostra allora. Sailor Sam, sei pronta? Va bene, insieme possiamo farcela.
Malo Cadabro, questo è uno yokai davvero interessante. Ok, iniziamo puntandogli lo spillo così a caso. No, ora lo puntiamo qua lo spillo. Bravi, ancora, ancora, ancora una volta. Dai. Ok, è andato via, bene. Dolorante illusione. Ok, purifichiamolo. Cioè, non è servito a nulla allora. A cosa è servito? Ne vuoi ancora? Veramente no. Andiamo con l'Energimax, va. Iniziamo. Però se me li incanti. No! Ma dai! No, questo quanto lo odio. Via. Sbaglio, tutto sbaglio. No, no, in quel modo recupera punti. Veloci, veloci, ragazzi. Attacca veloce, bravo. No, quello non possiamo attaccarlo, quindi... Ah, ah. Oddio, mica so come farlo, porca miseria. Mi stavo rimbambì. Ho un attimo di smarrimento ci ho avuto. Dico, ma come si fa? Grande, oh mio Dio, veloci, veloci. Ok, ok, arancione, ragazzi, arancione. Sobron, mangiati sto sushi, bravo. Paradistolto. Dovrebbe essere stolto, dato che... Non è storto. Ah, grazie. Un po' inutile al momento, ma lo accetto con molto piacere. Ok. Vai, raggio coniglietto. Ah, devo spostarlo dietro questo. Ok. Ok, vai, 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 tranquillo, tranquillo. Perfetto. Ma che si chiama direttissimo incanto, ma non mi prendi. Mi è andata di lussissimo. Tanto con Scassauro colpiamo tutto, colpiamo. Quindi lo prendiamo sicuro. Forse non lo finiamo con lui, ma ci va vicino. Scassapasso. Ma perché fluttua? Lasciamo perdere che è meglio. Eccolo qua, dai. È andato. E anche... com'è che ti chiami tu? Sei andato, via. Ed è sconfitto, Malakadabro è sconfitto. Oh yeah. Era Malakadabro?
l'abbiamo fatta! Cosa succede? È il momento dell'addio. Le nostre strade si dividono qui. No, non andate. Ma cosa? Il regno delle illusioni sta svanendo. Grazie, Sailor Sam. Eh già. Quando devi andare, devi andare. Grazie, Sailor Belle. È stato uno scontro emozionante. Ma cosa ne sa lei? Signor Bella Vista! Seguitemi, ho trovato qualcosa che potrebbe interessarvi. Ecco, lui ci trova ora il negozio in affitto. Il negozio, il centro investigativo. Interessarci? Mi chiedo cosa possa essere. Andiamo a scoprirlo? È incredibile! Guarda, se vuoi entrare in squadra... Ah, ci segue. A voi serve un ufficio per le investigazioni. Questo posto sì. Va bene? Cosa intende? Ah, in effetti. Intendo dire che questo è il mio magazzino e potete usarlo come volete. Dice davvero? OMG, la ringrazio! Frene razzi! Abbiamo finalmente un ufficio per l'agenzia investigativa. Beh, lo sai, viene un po' strano, dici, ma come? Dal nulla, dall'oggi al domani, un cambiamento totale. Incredibile! Scusaci, incredibimbo. Avevamo dimenticato che ci fossi anche tu. Quindi, cosa ci facevi nel regno delle illusioni? Credici. Sì? Oh, sì, capisco. Ah, davvero? Sei andato a Scintilla a giocare dopo aver sentito quello che si diceva a riguardo? E ti sei divertito così tanto e l'hai giocato così a lungo che... sei rimasto intrappolato nel regno delle illusioni? Oh! Wow, era diviso del investigatore che volevo! È il suo modo di ringraziarti! Hai proprio un bello aspetto! Ma il mio collega non ha ancora l'aspetto giusto! Ma cosa? Non ti permetto. Incredibile! Sul serio? Che caspita! Perfetto, hello funghetto. Sconigliata. E tu fammi tornare come prima. Ne credici? Cosa hai da ridere tu? Ma che dici? Piccolo insolente, se ti prendo. Yeah. Ok. Bene, vediamo che ci aspetta. Guarda qua, Usopion. Ho fatto il manifesto per la nostra agenzia. Spaziale! Questo sì che è un manifesto cool! Bene! Ora, cosa deve avere un grande investigatore? Oh? Magari una lente d'ingrandimento? Frena! Ci serviranno anche dei biglietti da visita! Per tutti i vulcani di Venere! Stop! Meno chiacchiere e più fatti! Capitolo 4! Incredibile! La scoperta del mistero sotterraneo! Il mistero chiama? Noi rispondiamo! Che dire? Dire che il prossimo capitolo, anche se iniziamo con Luna, però comunque sia, poi ci sposteremo subito su Andrea, andremo subito in America per continuare appunto la notte zombie, visitare lo Spectro Market e chissà cosa trovare lì, quale mistero c'è da svelare. Ad ogni modo, Cuj, questo video termina qui. Oh, finalmente abbiamo fatto anche il primo boss di Luna, il prossimo è subito dietro l'angolo, sarà Flaudemon ormai. Chi ha giocato il gioco sa che boss c'è, anche perché la sagoma era quella. Chiunque conosca Yo-Kai Watch ha almeno una volta giocato a Wibble Wobble, riconosce subito quella figura. Ad ogni modo, Cuj, per questo video è tutto e come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!